I'm so excited to present guys to the maestra Capuccini Chiaudani from Italy. She's an Italian dramatic soprano. She also is a professor in Calidus University in Zurich. So welcome, maestra. It's a pleasure for us to have you here. Hola, bienvenidos. Hola desde Italia. Hola desde la ciudad de Génova, la ciudad de Cristoforo Colombo, la Sí. ciudad de Niccolò Paganini. Sí. Hola, hola, hola. Bienvenidos. Sí, muchísimas gracias por aceptar la invitación, maestra. Muchísimas gracias. Mio placer. Allora, Sí. dígame. Ahora, empecemos esta entrevista. Vamos a hablar hoy sobre los aspectos técnicos de la voz, ¿no? Desde los fundamentos más importantes del instrumento. Como primer tema, como regla básica número uno, hablemos sobre el apoyo, sobre la respiración. Va bene, allora è un argomento molto importante per tutti i cantanti, eh? Non solamente líricos clásicos, i cantanti in generale, ma molto importante per noi cantanti líricos che non abbiamo un microfono, che non abbiamo un'amplificazione esterna. Así, abbiamo il problema dello spazio, del teatro, molto grande. Sì. También dalla barriera dell'orchestra, sì, abbiamo bisogno, necessità di veramente un sostegno, un supporto, un'aiuta. Allora, il sostegno, l'aiuta, è questo. È certamente saper manejar, organizzare, controllare il fiato. Però una cosa importantissima, veramente magica, importante para todos, los principiantes, los amadores, los profesionales, es entender qué es esto apoyo, Sì, qué sì. es. La parola apoyo es una parola, una palabra Sì. italiana, que significa apoyar, creo, en español, Appoggiarsi, sì. apoyarse. E la palabra lo explica, no es nunca. Nunca, nunca, de nunca, de nunca, de nunca, mai, nunca, spingere, Empujar, puffar, empujar. empujar, muchas gracias, el fiato, porque esta es una grandissima confusione, credimi, yo canté roles primarios, grandotes, muy pesados. È molto importante trovare una maniera di non tenere fatica, affaticamento, e Sì, spingere, empujar empujar. l'aire crea demasiado, troppa, demasiado pressione di fiato, pressione di Sì. aire sotto le cordas. Allora, le cordas sono già, Sì. e sono per suonare, per cantare, Sì. claro che sì, non solamente per questo, anche Sì. per respirare, però in questo caso per cantare. E quando no, noi cantiamo, anche quando parliamo, si serra, Sì. cominciano a vibrare. Allora diventano come una puerta, Sì. creano un ostacolo all'aire, un All'aire. ostacolo, un Sì. ostacolo. Allora, questo va benissimo, però mira, se teniamo demasiado pressione di aire, demasiado, troppa, demasiado, che Sì. passa? Passa che l'aire disturba il lavoro della fonazione, disturba, diventa come un tornado, un Sì. uragano, Sì. Sì. uno tsunami d'aire che non è necessario, non è salubre. E no, aiuta, non ci aiuta. Allora la voce comincia a essere questo. Perché acá tenemos tanta, tanta pressione di fiato che è una luce. Serrar bene le cordas, hacer Sì. nostro lavoro di cantantes,
e también luchar, realmente luchar, contra esta presión exagerada, no es bien, es malo. Sí, sí. Allora, las personas que tienen a veces problemas con los nódulos, con afatigamiento, sí. Es no porque hay poco aire, ma perché hay mucho demasiado, aire. Troppo aire. Sì, e sì. allora noi dobbiamo imparare a cantare sul fiato, non a cantare col fiato, sì, non sì. Col fiato, sul fiato. Sul fiato. Nos assentamos, appoggio significa appoggiarsi, sì. Appoggiarsi, proprio io mi appoggio, questo è. Es. Esatto. Però se l'aria è demasiada, è troppa, al final può passare questo. Puede pasar, por ejemplo, que las cuerdas, las cuerditas, se abran. Sí, sí. Y el sonido se rompe. Se rompe cuando vamos a Se salir. rompe, por ejemplo, o también tenemos después un sonido con aire. Michelle, my bella, la, la, la. Con aire. Sí, Esto sí. no es bueno para el canto lírico, el canto clásico, porque no tenemos micrófonos, no tenemos ayudas externas. Los conciertos son en lugares grandotes. Sí. Es realmente un problema. Allora, attenzione, cuidado, no spingere aire. Y después, otra cosa negativa, que cuando tenemos demasiado presión de fiato, la garganta, il nostro strumento, la laringe, sì. Che è il nostro strumento, sì. Hace una cosa, di protezione, che è questa. Se cierra. Si cierra. Perché dice, che passa? Tenemos un uragano, l'uragano Clementina. Sì. Tenemos. Sì. Sì, ma è verdad, è verdad. Ed è veramente un circolo diabolico. Diabolico sì. Perché il cantante con poca esperienza pensa, oh, che passa? Che fatica oggi. Allora devo impuccare un pochino más. Sì. E la garganta se, ah sì? Ok. No, 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 Dio mio, no, no, no. Allora, la cosa da fare immediatamente, subito, sì. Subitissimo, è aprire la garganta, la laringe, come facciamo questo? Con una manovrita molto semplice, possiamo pensare a un sorriso interno, una silenzioso, sonrisa. Segreto, così. Se puoi una mano già, e fai una sorrisa segreta, silenziosa. La garganta si apre? Sì. Questa è una cosa, però, cuidado, dobbiamo subitissimo, subito, dejar de empujar. Spingere aire, sì, no, sì. Por favor. Mai. Sì, allora. Sí, yo creo que es un punto muy importante para los cantantes en general, porque cuando pensamos que el sonido no está en la posición correcta, en la colocación que debería estar, pensamos que es porque necesitamos mandar aire y empujar hacia arriba para tratar de colocar el sonido en la posición correcta y terminamos interrumpiendo la fonación. Y el sonido a veces pasa que se ahorca, it chokes, like, crea este sonido. Sí, Certo, sí. certo. Se cierra lo strumento, la Sì, laringe sì. è veramente uno strumento che può salire, montare, che può scendere e che A può bajar. fare questo Sì, e sì. anche questo. Sì. Allora, mi raccomando, non è una soluzione, tanta aire. Noi dobbiamo imparare a prendere, a utilizzare l'aire giusta. Per dos notitas, non hai bisogno di necessità di respirare come se va a cantare tutta la Ida. Ora vado a vocalizzare! Dio mio, sono cantante lirico! No, questo è. Sì. Ma è giusto.
Però muchas veces lo hacemos porque tenemos el complejo mental. Cantante lirico, difícil. No es bueno. Lo puedes sentir inmediatamente con este ejemplo muy simple. Cuando, por ejemplo, hace questo piccolo, chiquito experimento che toma un poquito d'aire, e chiude la corda, per esempio, io ora Sì. hago una piccola, chiquita inalazione e cerro la corda. Che passa acá? Che passa? Pressione. Subitissimo. Sì. Subitissimo, subitissimo tienes las moléculas de aire colectada acá, Sì. subitissimo. E todo lo que entra, quieres Salire, uscire, sì, salire, huir, salire. sì. Allora, per favore, attenzione, attenzione, prendere, inalare solamente la quantità d'aire giusta, Sì. necessaria. E muchas veces tenemos en los pulmones bastante aire, l'aire che per hablar, per